Cari amici, cari giovani albanesi e del Mediterraneo, è per me una gioia sapervi riuniti a Tirana, 10 anni dopo la mia visita nel vostro amato paese, nel 14, non mi dimentico, e mi ricordo di quel indimenticabile viaggio dove ho potuto incontrare il vostro popolo, un popolo dai molteplici volti, ma unito dal coraggio. Come dicevo allora ai giovani, voi siete la nuova generazione dell'Albania. Aggiungo oggi, cari giovani delle 5 sponde del Mediterraneo, voi, la nuova generazione, siete l'avvenire della regione mediterranea. Tutti siamo pellegrini della speranza, camminando nella ricerca della verità e vivendo la nostra fede e costruendo la pace. E la pace va costruita, no? Dio ama tutti gli uomini e non fa distinzione tra noi. La fraternità tra le 5 sponde del Mediterraneo che voi state costruendo è la risposta. La risposta migliore che possiamo offrire ai conflitti e alle indifferenze che uccidono, perché la indifferenza uccide. Imparate insieme a leggere i segni dei tempi. Contemplate la diversità delle vostre tradizioni come una ricchezza voluta da Dio. L'unità non è uniformità. E la diversità delle nostre identità culturali e religiose è un dono di Dio. Unità nella diversità. Lasciatevi crescere nella stima reciproca come testimoniano i vostri antenati. Mettete al centro la voce di coloro che non sono ascoltati. Penso ai più poveri che soffrono considerati come un peso o un fastidio. Penso a coloro che spesso, molto giovani, devono lasciare il loro paese per un avvenire migliore. Prendetevi cura di ciascuno. Non si tratta di numeri, ma di persone. E ogni persona è sacra. Si tratta di volti, la cui dignità deve essere promossa e protetta. Rinunciamo alla cultura della paura per aprire la porta dell'accoglienza e dell'amicizia. Come un grande lago di Tiberiade affidato alle vostre cure, abitate le rive di questo grande bacino che vi unisce, Mediterraneo vi unisce. Vi unisce come un bel giardino da coltivare. Custodite lo spirito di servizio in ogni circostanza. Prendete cura di ogni creatura affidata alle vostre mani. Sappiate camminare sulle orme delle vostre martiri. Il loro coraggio è una testimonianza viva che può ispirare il vostro impegno nel resistere a tutte le violenze che sfigurano la nostra umanità, come fece a sole 22 anni la Beata Maria Tucci. Vi affido a Maria, la Madre del Buon Consiglio, che da sempre rivolge il suo sguardo materno di amore e di dolore alle vicende della vostra terra. Imparate dal suo cuore immacolato ad essere infaticabili pellegrini della speranza e seguire i segni di Dio affinché il Mediterraneo ritrovi il suo volto più bello, quella della fraternità e della pace, e che non sia più un cimitero.